siamo? Nei pressi di Itri, credo. Esattamente. In questa zona imperava il famoso Michele Pezza. Tra diavolo! Il brigante! Oh, non c'è da aver paura. Al giorno d'oggi i briganti sono scomparsi. Ora si può viaggiare tranquillamente in tutto il regno. Eh sì, dobbiamo ringraziare il barone di Cassano. Da che c'è lui alla polizia tutto è cambiato. Ci voleva una mano di ferro. Conoscete Sua Eccellenza? Sì, ho questo onore, signora. Lo conosco e lo ammiro. Certo, certo. Con un ministro della polizia come il barone di Cassano non c'è da aver paura. Ferma i cavalli! Per i cavalli! C'era da immaginarselo che l'avremmo incontrato. I signori sono pregati di scendere, presto! Sì, 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 un momentino. Piano. Muoversi! Giù, andiamo anche voi! Piano, mi lasci scendere. Giù, presto! Scendete! Avanti, via! Bisogna consegnare il denaro e i gioielli, vero? Sì, ma non qui. E dove? Lassù. Ma c'è molta strada da fare. Oh no, pochi minuti. Andiamo. Quel tipo diceva che non c'era pericolo, signora, ha visto? Ma risparmiateci la vita. Anselmo, con la vostra paura ci copriremo tutti di ridicolo. Rassicuratevi, nessuno vi farà del male. Cercheremo di sbrigarci. Abbiate la bontà di entrare e di consegnare i valori che avete addosso. E adesso che succederà, signora? Vi taglieranno le orecchie se continuate a fare il pusillanime. Frugateli bene, mi raccomando. C'è tutto? Tutto. Senti, andiamo. Se vi dico che contiene carte di nessuna importanza, documenti personali. Se è come voi dite, vi saranno rese subito. Ma? Prima bisogna controllare, come tutto il resto. Ogni mestiere ha le sue regole. Qui non è molto confortevole. Vi dovete arrangiare a passare la notte. Ma non vorrete fermarci fino a domani? Viaggiare di notte è molto pericoloso, signora. Le strade sono mal sicure. Si possono fare dei cattivi incontri. Se credete che io apprezzo il vostro spirito, vi sbagliate. Domani devo essere a Napoli, comunque. Pagherò un riscatto. Spiacente, ma dovete attendere come gli altri. Ah, vi supplico, sono attesa, devo andare. È lecito chiedervi chi vi aspetta? 1000 persone. Ah. Più di 1000. Siete molto carina, ma 1000 persone mi sembrano tante. È il mio pubblico. Domani devo cantare in teatro. Una cantante? Non l'avrei mai immaginato. Non ci credete? E va bene. Meravigliosa. Convinto adesso? Ma voi chi siete? Bianca Barbieri. Bianca? Signora, se io l'avessi saputo prima non avrei mai osato. Allora posso partire? Ma certo. Però prima dovete pagare il vostro riscatto. Ah, dire. Vi bastano 2 chitarre o mandolino? Perché farne? Per cantare. Ma voi scherzate. Purtroppo qua su in montagna non ci capita spesso l'occasione di incontrare una grande artista come voi. La vostra fama è arrivata fino a questi luoghi selvaggi. Vi bastano 2 chitarre o mandolino? I miei uomini vanno pazzi per il bel canto ed io più di loro. Vi bastano? Ma dopo mi lasciate partire. Parola d'onore. Va bene, mi basta. Andiamo su, presto, chi dà la mandolina? Chi mancava anche questo? Poteva finire peggio. Oh, povera signora, cantare in mezzo ai briganti. Oh, lui, ferito, e pensa un poco a me, perché, ferito, io penso tanto a te. Farò, no, non ti destorsi.
Sua Eccellenza il Duca di Cassano, ministro di polizia. Cassano avrà nelle mani le fila di tutta la cospirazione. Non dimenticherò mai questa canzone. Giorgio. Permettete? Tutto fatto. Bene. Signori, il bagaglio è stato tutto esaminato. Sarà bene che ciascuno di voi pensi a sistemare la sua roba, eh? Alla vostra credo penserà la cameriera. Certamente. A me subito, signora. Siete libera, mantengo la mia parola. Attenzione, c'è un fosso. Lo conoscete palmo a palmo, il vostro regno? È tanto piccolo. Questa sera però non lo cambierei nemmeno con quello di Re Ferdinando. Perché? Potete immaginare la risposta. No, non immagino proprio nulla. Siete così sorprendente, così sconcertante. Ho sempre creduto che i briganti fossero soltanto dei temibili ladri di strada. Non ho mai pensato che potessero essere... Dei ladri d'amore? Non volevo dir questo. Lo dico io, ladro d'amore. Del tesoro più bello che si possa rubare a una donna. L'amore non si ruba. Giusto, avete ragione. L'amore rubato non ha valore.